Buongiorno, sono il dottor Mariano Palena, sono il direttore della chirurgia endovascolare di Maria Cecilia Hospital e da oggi, da qualche settimana, da qualche mese, collaboro e visito qui a Fisioradi, per patologia vascolare, a 360 gradi e per piede diabetico. In particolare qui a Fisioradi, eseguo delle echo color Doppler, degli arti inferiori ma anche degli arti superiori, soprattutto per patologia arteriosa e anche venosa, ma mi occupo anche ed eseguo anche echo color Doppler per l'aorta addominale, per la ricerca di aneurisma dell'aorta e mi occupo anche di piede diabetico. Io a Maria Cecilia faccio la rivascolarizzazione di tutti i pazienti diabetici per il servizio per la medicina di piede diabetico di Maria Cecilia Hospital. E qui, in questo ambulatorio di diagnostica vascolare, ho cominciato anche a fare ambulatorio di piede diabetico dove valutiamo le ulcere, vediamo se il paziente è ischemico e nel caso di ischemie, appoggiamo i pazienti poi successivamente a Maria Cecilia per fare il trattamento. Lo stesso per la patologia venosa, dove facciamo diagnostica non invasiva a Fisioradi mediante echo color Doppler e se troviamo pazienti con manifestazioni cliniche di insufficienza venosa o di trombosi venosa dei grandi vasi venosi addominali, mediante angioplastica e stenting per le occlusioni o mediante scleroembolizzazioni per le insufficienze, cerchiamo di dare anche una risposta a questi pazienti, a queste patologie. Così come per l'aneurisma dell'aorta addominale. Nel caso in cui viene diagnosticato un aneurisma dell'aorta addominale, facciamo fare un approfondimento diagnostico mediante angiorisonanza o mediante angioTAC e successivamente proponiamo l'intervento endovascolare mediante endoprotesi dell'aorta addominale per la gestione e la risoluzione dei problemi aneurismatici dell'aorta addominale.